Per far diventare questo un canale un po' meno noioso, oggi ho deciso di parlarvi di qualcosa che va un po' fuori dai miei standard, ovvero ho deciso di parlarvi di un oggettino che mi ha davvero cambiato la vita e sicuramente potrebbe cambiarla anche a voi. Sto parlando di lui, ovvero lo Stream Deck. Questo oggettino che è stato pensato fondamentalmente per chi fa streaming, in realtà apre a numerose possibilità di utilizzo che sono molto interessanti per i sim racer. Quindi, secondo me, dovremmo trovarlo nella postazione di ogni sim racer che si rispetti. E tra un attimo vi spiegherò il perché. Quindi andiamo a dire che cosa è lo Stream Deck. Si tratta sostanzialmente di una pulsantiera programmabile dove ogni tasto ha delle icone e magicamente queste icone possono cambiare. Praticamente ogni pulsante ha il suo mini schermo a colori. Lo Stream Deck è completamente programmabile, questo vuol dire che queste schermate sono state create da me in base all'utilizzo che ne voglio fare. In questo caso quello che state vedendo è il layout che utilizzo quando gioco ad RBR, quindi questa pulsantiera mi serve per comandare tutte le principali funzioni del gioco. Quindi grazie a questo oggettino riuscirò a fare tutto quello che devo fare senza mai toccare la tastiera. E capite bene che in un gioco che si comanda totalmente via tastiera questo è molto molto comodo. Io ho questo Stream Deck qui al lato del mio volante e riesco facilmente, diciamo, a raggiungere tutte le funzioni persino quando ho il visore VR. Basta che guardo in basso e tutti pensano che quando hai il visore VR non vedi più niente, ma in realtà non è vero perché basta che alzi un po' la testa e vedi benissimo sotto. Quindi, ad esempio, questi tasti con le frecce sostituiscono i tasti cursore della tastiera che mi servono a muovermi nei menu del gioco. Questo tasto con il segno della spunta verde sostituisce il tasto invio. Questo qui invece sostituisce il tasto escape sulla tastiera, quindi mi serve a tornare indietro. Mentre questi altri tasti mi servono per altre funzioni del gioco. Ad esempio, questi due tasti qui mi servono ad aumentare e diminuire la luminosità dei fari. Questo tasto qui mi serve per entrare nel setup dell'auto. Questi due tasti al lato mi servono per aggiustare il volume dell'audio, mentre questo in basso a destra mi serve per accedere al menu VR, che in pratica mi emula il tastierino numerico della tastiera e tramite questo io posso aggiustare la visuale in VR, posso allinearla e così via. Ad esempio, premendo questo tasto io andrò a riallineare la visuale. Quindi vedete che è molto comodo perché dal menu del gioco a me basta premere VR. E poi per riallineare la visuale premerò ancora lo stesso tasto. Se voglio tornare al menu precedente, utilizzerò questo tasto freccia qui e sono nella schermata di prima. Quindi, in pratica, con lo Stream Deck potete costruire dei menu, delle schermate tra le quali navigare, ciascuna delle quali ha una funzione diversa. Ad esempio, questa qui mi serve per controllare OBS e tramite questo menu riesco ad esempio ad avviare la registrazione, ad avviare il live streaming, riesco a spostarmi tra le visuali e riesco addirittura a comandare alcune impostazioni delle camere, come ad esempio lo zoom. Facciamo una prova. Allora andiamo sulla camera numero 1 e aumentiamo il livello di zoom. Vedete che zoomando l'immagine si ingrandisce, quindi riesco a comandare lo zoom della camera e anche il pampottaggio, quindi posso spostare la visuale più a destra o più a sinistra, più in alto, più in basso e così via. Con questi quattro tasti riesco invece a comandare il cambio di scena in OBS. Sì, perché ovviamente lo Stream Deck, essendo appunto un oggetto pensato per gli streamer,
è fortemente integrato con OBS, che è il principale strumento utilizzato dagli streamer. Di conseguenza avete un plugin nel software che vi consente di comandare tutte le funzioni di OBS tramite appunto la pulsantiera. Per darvi un esempio, vi faccio un attimo vedere il software così capite come si fa questa cosa. Ah, questo qui è il tool con il quale si configura lo Stream Deck, è davvero molto semplice da utilizzare. Ad esempio, se io voglio programmare le funzioni di questi tasti, non dovrò fare altro che selezionare il tasto e andare a scegliere la collezione e la scena che io voglio associare alla pressione del tasto. Per chi non è pratico del programma OBS, praticamente vi ricordo che OBS ha delle scene che sono raccolte in collezioni, quindi in questo momento io sto utilizzando una collezione che si chiama VR che ha delle scene, quindi io posso decidere di associare per esempio la scena che si chiama Me al tasto Intro, posso chiamare diversamente questo tasto, quindi gli darò per esempio l'etichetta Me e andiamo a programmare un altro tasto. Questo lo associerò a app, quindi lo chiamo app. E questo qui invece lo associerò alla scena che si chiama tripla, quindi gli darò il nome tripla. E infine questo tasto lo associerò ad una scena che si chiama Me2. Quindi Me2. Dunque andiamo a provare allora come funzionano. Come vedete adesso sono su questa scena che è tripla. Se voglio passare ad app premerò questo tasto. Se voglio passare a me premerò quest'altro tasto. E Me2 infine quest'ultima visuale. Quindi vedete quanto è comodo questo oggetto per chi fa streaming. Chi è bravo con OBS naturalmente potrà utilizzare tutte queste funzioni fighe che vi fanno gli effetti animati di transizione dal vivo. Il software secondo me è fatto davvero bene, anche se ha alcuni difetti. Diciamo che di base il software è organizzato a plugin. In pratica esiste un plugin per integrare il software con altre cose. Quindi abbiamo un plugin per OBS Studio, un plugin per Visual Studio, un plugin per Twitter, un plugin per controllare dispositivi audio e così via. Quindi, se io ho necessità di integrare lo Stream Deck con OBS, installerò il plugin per OBS. E ci sono tantissimi plugin, ad esempio c'è quello per integrarlo con il Flight Simulator di Microsoft e ne abbiamo anche uno per integrarlo con il canale YouTube, ne abbiamo uno per integrarlo con Unity addirittura, uno per integrarlo con Twitch Studio. E abbiamo tantissimi plugin, alcuni dei quali sono assolutamente inutili, devo dire, sono principalmente coreografici come l'Audio Meter, che vi dà la possibilità di fare dei tasti su cui avete delle barre colorate che si muovono con la musica. E anche Disco è un plugin che vi colora i tasti a seconda della musica. Si tratta di plugin che sono più scenografici, ma che comunque sono divertenti. Quindi, insomma, avete la possibilità di associare una marea di funzionalità. Pensate ad esempio quanto è comodo quando siete live avere un tasto con cui mettere velocemente in muto il microfono. Naturalmente, i tasti dello Stream Deck possono essere utilizzati per emulare i normali tasti della tastiera ed ecco perché li potete utilizzare con qualsiasi gioco. Quindi potete creare quanti profili volete ed associarli ad una determinata applicazione o ad un determinato gioco. Questo è molto utile, quindi vuol dire che quando passeremo a quell'applicazione o gioco, lo Stream Deck automaticamente passerà al profilo opportuno. Basta semplicemente utilizzare il software per associare un determinato profilo ad un certo programma. Quindi, insomma, per quale motivo lo Stream Deck e non un'altra cosa? Beh, intanto perché lo Stream Deck è abbastanza
unico nel suo genere, non mi risulta che esistano altri dispositivi con una funzionalità equivalente. Secondo me lo Stream Deck può egregiamente sostituire qualsiasi button box se naturalmente programmato adeguatamente, perché voi mi potreste dire sì, ok, ma non ci sono le manopole, non ci sono gli interruttori. E questo è assolutamente vero, però in realtà è possibile anche emulare gli interruttori, perché io posso configurare alcuni tasti come interruttori e questi mostreranno praticamente uno stato di acceso spento, quindi diventeranno praticamente equivalenti a degli interruttori. Per quanto riguarda le manopole, posso semplicemente implementare una coppia di tasti come questi due, con un più e un meno che mi consentono di muovermi tra le varie regolazioni. Quello che amo dello Stream Deck è che è un oggetto estremamente flessibile che si presta ad un'innumerevole quantità di utilizzi e il limite diventa veramente soltanto la vostra fantasia e naturalmente la vostra bravura nell'utilizzare il software per creare le varie schermate. E a proposito di schermate, vi mostro quella che è la home page del mio Stream Deck, cioè la schermata che io vedo di default quando accendo il PC. Vedete che ho una serie di tasti che sono degli shortcut per aprire le applicazioni o le pagine web che utilizzo più frequentemente. Ho un indicatore del carico della CPU. Quest'altro indicatore invece mi fa vedere la percentuale di disco libera, quindi posso vedere se il mio disco si sta riempendo. Con quest'altro tastino qui posso chiudere rapidamente tutte le finestre e visualizzare il desktop. E naturalmente abbiamo il tasto RBR Pro, che ve lo dico a fare. Abbiamo il tasto Windows con il quale passo ad un altro menu, dove ho gli shortcut ai programmi che utilizzo più frequentemente. Riconoscete l'icona di Discord, l'icona di OBS e quella di CMAB, e naturalmente c'è anche il tasto per spegnere il PC. Quindi allora cerchiamo di trovare un po' di difetti ad un oggettino che apparentemente non ne ha nessuno. In realtà qualcuno ce n'è. Io in giro ho sentito persone lamentarsi della feel dei tasti, feel che però io trovo assolutamente comodo, quindi insomma non fidatevi tanto di queste recensioni dove vi dicono che il tocco dei tasti è brutto, che non c'è il click, eccetera, eccetera, perché sinceramente non mi piacerebbe che questi tasti facessero rumore, perché diventerebbe un serio problema per un utilizzo notturno, quindi a me personalmente va benissimo così. Se proprio devo trovargli dei difetti, io li trovo nel software. Per quale motivo? Perché alcune volte io ho necessità di controllare delle applicazioni che girano in modalità amministratore. E se il software non parte in modalità amministratore, queste funzionalità non sono controllabili. Quindi questo qui è un po' un limite che io riscontro nel software, perché se noi giriamo tra le varie opzioni, non ce n'è nessuna che vi consente di configurare il programma in maniera che parta automaticamente in modalità amministratore. Io però ho trovato il modo di aggirare questa limitazione. Se siete interessati a questa cosa, naturalmente scrivetemelo nei commenti e cercherò di rispondervi, perché è un tantino complicato da spiegare. Dunque, concludendo, io consiglio davvero lo Stream Deck a tutti gli appassionati di sim racing, anche perché sinceramente ho visto tantissime auto che hanno una pulsantiera molto molto simile ad uno Stream Deck, per cui comincia a non esserci più la scusante che lo Stream Deck non somiglia affatto alla pulsantiera di una GT moderna, perché in realtà le GT moderne tendono ad assomigliare allo Stream Deck. Quindi insomma, a meno che non siate proprio appassionati di auto storiche e volete a tutti i costi una dashboard analogica con una button box che ricordi le manopole di un'auto storica, allora
insomma, non avete scusanti, dovete assolutamente avere lo Stream Deck. Questa naturalmente non è una recensione sponsorizzata, cioè non sono pagato dalla Elgato che appunto produce lo Stream Deck. Ho voluto semplicemente fare questo video per rendere un po' più interessante il canale e spiegarvi quanto questo oggetto vale dal primo all'ultimo euro che costa, quindi ve lo consiglio vivamente. Bene, spero di aver interrotto un po' la monotonia del canale con questa recensione, che in realtà non è affatto una recensione. Lasciate like se il video vi è piaciuto, come sempre, e iscrivetevi al canale perché tante persone che seguono i miei video in realtà non sono iscritti al canale ed è un peccato perché in questo modo vi perdete molte cose potenzialmente interessanti. Ciao ciao da Carlo.